torniamo in Europa, ma torniamo in Europa con degli italiani di valore, di cui essere orgogliosi. Per questo presentiamo il nostro candidato, che ha una sua storia umana, professionale, etica, che può rappresentare la migliore Italia in Europa. Ascoltiamolo. Mi chiamo Maria Cocchini, ho 51 anni, vivo in Abruzzo a Martinsicuro e sono medico specialista in medicina del lavoro. Lavoro presso l'ASL di Teramo nel servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e quotidianamente affronto i problemi legati alle micro illegalità di cui il mondo delle imprese, piccole e grandi, è intriso e di cui l'attuale governo sembra essere il protettore istituzionale. Mi occupo di infortuni sul lavoro, di morti sul lavoro, di malattie professionali che si potrebbero evitare col semplice rispetto di norme esistenti. Lo spregio con cui la vita umana viene considerata fa da contraltare all'ipocrisia di chi invece difende il mantenimento in vita ad ogni costo. Le leggi che vengono emanate non tutelano a sufficienza i lavoratori, tanto che a volte vengono riviste e corrette dopo condanne o sanzioni da parte della Corte Europea per mancato recepimento di norme. Altre volte si tentano dei colpi di mano, sperando che nessuno se ne accorga, come recentemente ha tentato di fare il ministro Sacconi con la cosiddetta norma salva manager. Se il presidente Napolitano e i familiari dei morti della Thyssen non ne avessero parlato, cosa sarebbe accaduto? Qualcuno si è accorto che se passerà questo decreto correttivo ridurrà le sanzioni per tutte le figure responsabili della sicurezza sul lavoro, tranne che per i lavoratori, per i quali invece le sanzioni saranno aumentate. L'impressione è che le varie modifiche introdotte rispondano ad una precisa filosofia ispiratrice, quella che considera la sicurezza sul lavoro una nemica dell'impresa, un lacciolo imposto da vincoli costituzionali, ma di per sé portatore soltanto di oneri e di costi per l'impresa. Ora, questa concezione non solo è in contrasto col messaggio che proviene dalle istituzioni europee, che mirano invece a un modello imprenditoriale che si distingua anche per la qualità della sicurezza sul lavoro, ma è una concezione errata proprio sui suoi presupposti. Ogni 15 secondi nel mondo un lavoratore muore per infortunio o per malattia professionale. In Europa ne muore uno ogni 3 minuti e mezzo. In Italia nel 2007 abbiamo avuto 1200 morti. E oltre a quelli mortali abbiamo i gravi infortuni invalidanti, abbiamo le malattie professionali. E tutto questo ha un costo altissimo, tanto non solo dal punto di vista sociale, ma dal punto di vista strettamente economico, tanto che incide in misura all'incirca del 5% del prodotto interno lordo nazionale, europeo e mondiale. Di questo costo il 40% grava sul cosiddetto sistema paese, il restante 60% invece grava sull'impresa. Basti pensare che il costo complessivo di una giornata di lavoro persa per infortunio è superiore di circa 6 volte a quello della retribuzione lorda della stessa giornata lavorativa. Ora, questo calcolo semplicissimo dovrebbe bastare per convincere e per giustificare un forte interesse delle imprese, su cui grava il 60% dei costi, tese ad attuare delle misure che possano rendere reale la prevenzione. E lo stesso interesse dovrebbe averlo lo Stato, che continuerebbe, in assenza di adeguate norme, a farsi carico del restante 40%. L'intervento del governo incredibilmente va nella direzione opposta, che è quella di liberare le imprese dai lacciuoli della sicurezza. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare è quello di smetterla di considerare la sicurezza e la prevenzione un costo e non un investimento. Per le imprese addirittura i costi della non sicurezza superano di gran lunga quelli per gli investimenti in sicurezza e in tempi di crisi economica la sicurezza conviene. Purtroppo manca la cultura della sicurezza. Questo sarà il mio impegno, la sicurezza sul lavoro, in Europa e in Italia, perché io credo nel concetto alto e nobile della politica e sono convinta che mettersi al servizio della società, tendendo realmente al bene comune, sia un dovere e non un obbligo. Perché credo che dedicare una parte della mia esistenza
a dare qualcosa agli altri non significhi fare beneficenza, ma sia un'assunzione di responsabilità. Perché non è più possibile tollerare un mondo abitato da gnomi e da fate, da maggiordomi e da giullari, che come tutti sanno appartengono al mondo delle favole. Quella italiana da un po' non è più una favola e credo che tocchi a noi tutti ridarle una parvenza di storia che valga la pena di essere vissuta.